Fanta Expo, l'ettesissimo festival dedicato al fumetto, all'animazione e alla cultura pop, ritorna a Salerno al Parco del Lirno e Teatro Ghirelli. L'evento, presentato stamani 2 settembre in conferenza stampa presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, del direttore organizzativo Alessandro Crescenzo e del direttore esecutivo Davide Giudice, è organizzato dall'Associazione Culturale Salernitana Otaku Garden, supportato dal Comune di Salerno e dalla Regione Campania, e si svolgerà dal 5 all'8 settembre. Un appuntamento molto atteso, è un evento culturale di grande momento, è un evento coinvolgente, dove c'è una grandissima presenza giovanile, ma anche la presenza di persone, diciamo, un po' più mature, che sono affascinate e sono prese da questo tipo di espressione. Quindi ci saranno cosplay, momenti musicali importanti, dei momenti di approfondimento, e quindi sarà una festa della gioventù sicuramente, ma anche un momento culturale particolarmente rilevante. Sì, grandi ritorni, una bellissima edizione, show, spettacoli, ci sono sia diciamo cose della vecchia guardia del web, sia cose più innovative lato Twitch. Quest'anno molte nuove collaborazioni, anche le università si sono interessate alla manifestazione, abbiamo dei professori che verranno a fare delle conferenze, quindi c'è un approccio per avvicinare un po' il mondo della didattica a quello che è il mondo dell'intrattenimento nostro. Sembra strano, ma abbiamo tanti collegamenti con il mondo della fisica, non solo il mondo dell'università, ma anche il mondo del lavoro si sta interessando a quello che è l'aspetto delle fiere, diciamo, dell'intrattenimento. Molti profili vengono scelti proprio per caratteristiche che hanno di interesse in questo mondo. Infatti Manpower Italia quest'anno si è interessata e ha partecipato, insomma, come sponsor all'edizione. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, abbiamo grandi ritorni: il concerto di Giorgio Vanni, immancabile, ci sarà il primo giorno, quindi giovedì, non mancate. In più ci saranno vecchia guardia di YouTube, ospiti come Daniele Doesn't Matter, Froze, Player Inside, Marco Merrino, riconfermato come direttore creativo della manifestazione. Avremo anche molti ospiti di Twitch, anche lì grande ritorno Sdrumox, poi avremo Omiatol, che anche lui è stato uno dei pionieri di quello che è Twitch come lo viviamo oggi. Chiaramente le cose sono evolute negli anni, però lui è rimasto uno dei pilastri fondamentalmente di Twitch. Ancora concerti, domenica chiudiamo con Tony Tammaro, venerdì abbiamo la grande novità che sono Lundini con Iva Zanicchi, che non è Iva Zanicchi ma è il suo gruppo che si chiama Iva Zanicchi, e anche sabato un altro ritorno, Nello Taver. Quindi diciamo un'edizione ricca di cose, penso anche a livello di show molto interessante Disneyamo, sono alcuni interpreti delle canzoni originali della Disney, quindi che hanno fatto effettivamente le canzoni della Disney, che faranno un musical all'interno della fiera. Questo succederà sabato pomeriggio. C'è tanto per chi ha questa passione che si può mettere in campo. La presenza quest'anno a Fantech Expo, a questa 11ª edizione, la collaborazione con l'università, ma anche con la Manpower, credo che sia ulteriormente un elemento che faccia comprendere quanto da questi settori creativi si possa oggi fare anche per far crescere culturalmente e lavorativamente, perché no, le giovani generazioni. Voi continuate una storia che è una storia innanzitutto nazionale, ricordiamoci che dal comics di Lucca al comico di Napoli, avere a Salerno il Fantech Expo significa avere una realtà importante che si muove nel mondo del fumetto e dell'animazione, ma poi Salerno ha una storia nell'ambito del fumetto. Dagli anni Ottanta, dalla scuola grafica salernitana e tutti i vari artisti, l'ultimo che io, insomma, con cui ho un rapporto personale, Luca Ramondo della scuola di Brindisi, hanno lasciato e lasciano ancora un segno importante. Quindi avere voi che in qualche modo ogni anno, ma non solo, perché poi voi lavorate tutto l'anno, avete uno spazio dedicato dove realizzate quello che poi è questo evento, che è il percorso finale di un percorso più lungo. Quindi per noi credo sia motivo di vanto. Quindi grazie per il vostro impegno. Noi abbiamo tanti progetti per i ragazzi
In particolare con l'ANCI parteranno dei progetti che riguardano i NIT, quindi trovare una collaborazione magari su queste tematiche potrebbe essere per noi molto interessante. Oltre ai workshop e agli spettacoli, per rendere il festival ancora più coinvolgente sono state create diverse aree tematiche, tra cui la self-area, spazio riservato agli artisti indipendenti che esporranno e venderanno opere autoprodotte. Un'opportunità unica per scoprire talenti emergenti nel fumetto e nell'illustrazione con progetti editoriali fuori dal circuito commerciale tradizionale. Altre aree che coinvolgeranno in modo particolare i partecipanti sono l'area ludica, con la possibilità di partecipare a giochi di ruolo a cura di Otaku Garden e dell'associazione ludica Il Guiscardo, l'area card gaming, punto di incontro per i collezionisti di carte dei giochi più conosciuti e amati, e l'area videogames, dove sarà possibile partecipare a vari tornei. Nel programma sono previsti anche momenti in cui sarà possibile disegnare personaggi e realizzare storie guidati da disegnatori esperti e partecipare ad un live drawing interattivo dove ogni componente del pubblico suggerirà tramite stories su Instagram un dettaglio fisico di ambientazione da inserire a corredo di un soggetto prestabilito. Non mancheranno inoltre durante la 4 giorni di Fanta Expo cosplayer che, indossando costumi di personaggi di anime o videogiochi e interpretandone il loro modo di agire, si confonderanno con i partecipanti all'Expo, catapultandoli nelle magiche e fantastiche atmosfere delle più conosciute anime.